A lei e tutti gli ospiti che sono qui al Mandela Forum. Grazie. Vorrei portare a nome della città di Firenze anzitutto il mio ringraziamento all'Associazione Luogo d'Incontro, a Francesca Campana Comparini, all'Istituto Lamanzon K di Pomaia, alla Regione Toscana e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa giornata. Siamo ormai giunti alla terza edizione del Festival delle Religioni e siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento, non solo fiorentino, ma con uno sguardo sull'Italia e sul mondo intero, su un tema centrale come quello del dialogo tra le religioni. Tutti noi, ogni giorno, ci accorgiamo di quanto sia importante costruire un dialogo vero e produttivo con chi ci è vicino, sia esso in famiglia, nel luogo di lavoro, nella comunità cittadina. In una realtà sempre più connessa dalle innovazioni tecnologiche, sperimentiamo una incapacità a incontrare il prossimo, confrontarsi, soprattutto sugli aspetti fondamentali della vita come la dimensione religiosa. E come bene esprime il titolo di questa edizione del Festival, Io sono, la difficoltà nasce in particolar modo dalla perdita di identità, da una incapacità a riscoprire e appropriarsi delle proprie origini e tradizioni. Senza identità, senza sapere chi siamo, sentiamo ancora di più la difficoltà a incontrare l'altro, a trasmettere quel contenuto necessario per dialogare. Perché il dialogo, prima che tra le istituzioni, è un dialogo tra uomini. È l'incontro tra persone che mettono in comune esperienze, sensibilità, pur differenti tra loro. La strada del dialogo passa quindi attraverso la cultura, perché essa, la cultura, è il vero antidoto all'ignoranza e dunque alla paura e all'indifferenza. Porta ciascuno di noi a incuriosirsi e a spingersi a conoscere l'altro. Per definizione, la cultura è il confronto, è lo studio, è la conoscenza, dunque il prendere atto di qualcosa che è oltre il semplice io, oltre noi stessi. Solo un'impostazione culturale di questo tipo potrà cambiare nel concreto i comportamenti di tutti noi, chiamati sempre di più dalla società contemporanea a un contatto con il diverso, sia esso lo straniero, l'immigrato, il debole. La posizione predominante di fronte all'altro non può essere una chiusura o il rifiuto, ma il desiderio, un desiderio che nasce dal cuore e che alimenta la mente, desiderio di conoscenza, di vicinanza, per una reale condivisione umana. Senza cultura e bellezza rafforziamo il grande peccato del nostro tempo, ossia l'uso egoistico del progresso, la centralità del profitto rivolto alla soddisfazione propria a dispetto di ogni altro valore, a discapito di una fratellanza universale e della solidarietà globale, della cura del pianeta e della condivisione delle risorse. Sono desideroso di poter ascoltare oggi questo grande contributo di riflessione che porteranno amici studiosi come il padre Enzo Bianchi, l'imam Izzedine Ziri, il professor Joseph Weiler, a cui do un caloroso benvenuto qui a Firenze, tra noi. E grazie alla guida della Presidente Maggioni, dialogheranno con Sua Santità sul tema della libertà nella regola. Firenze, Sua Santità, è da sempre città di pace e di incontro. È la terra dell'umanesimo, in cui è nata, è cresciuta, si è radicata la cultura dell'unicità dell'essere umano, del rispetto e della salvaguardia della vita. È la città dove si tenne il concilio del 1439, il primo per la promozione della piena unità tra tutti i cristiani cattolici e ortodossi. E non dimentichiamo, è la città dove per la prima volta nella storia è stata cancellata la pena di morte dall'ordinamento penale. Questa testimonianza non può essere solo legata al passato. Sentiamo su di noi la responsabilità di richiamare tutte le città del mondo, tutti i paesi del mondo, tutti i popoli del mondo,
ad avere rispetto per la vita, sempre. Questa città è la città del mio grande predecessore, Giorgio La Pira, che seppe fare del dialogo fra città del mondo una priorità della politica internazionale, nel difficile contesto della Guerra Fredda. Giorgio La Pira amava sempre dire: il sindaco di Firenze deve cambiare le lampadine e promuovere la pace nel mondo. E credo che sia un bel messaggio rivolto a tutti i primi cittadini delle comunità, perché non c'è alcun progetto di cambiamento, di trasformazione di una comunità che non possa partire da una visione del mondo fatta di pace e di fratellanza. Noi tutti dobbiamo essere all'altezza di quelle generazioni, di quelle stagioni, che non possono rimanere dei picchi isolati in una sorda omologazione al ribasso. Sono certo che in questa occasione potremo vivere un'esperienza straordinaria di questa storia fiorentina di dialogo e incontro, per una scoperta ricca, piena della nostra identità e della nostra identità collettiva. In conclusione, Santità, ringraziandola ancora per essere qui a Firenze, ho il piacere, a nome della comunità fiorentina, di consegnarle il sigillo della pace, storica onorificenza adottata a partire dal XV secolo dai conservatori di legge della magistratura della Repubblica Fiorentina, come simbolo di pace e di libertà, perché non c'è libertà senza pace. E siamo grati per la sua testimonianza e per la sua guida culturale e religiosa. Nel recente passato questo sigillo è stato consegnato a personalità di levatura internazionale, testimoni di uno straordinario impegno culturale e religioso come Kofi Annan nel 2000, Mikhail Gorbaciov e Papa Giovanni Paolo II nel 2004. È per me un grande onore, in nome della città che getta ponti e abbatte muri, consegnare a lei questo sigillo, perché sia un simbolo della grande gratitudine che abbiamo per lei e per la sua straordinaria comunità. Grazie. Thank you.